Ben ritrovato cari amici del Piemonte, 9 persone fra italiani e stranieri, tutti componenti di una spietata organizzazione di rapinatori, sono state fermate e arrestate dai carabinieri. La banda aveva fissato il suo quartier generale in un'abitazione di Via dei Mille a Novi Ligure. Franco Capone. Una banda formata da 9 persone, italiani, rumeni, albanesi ed ecuadoregni, violenta e pericolosa, specializzata in furti, rapine in abitazione ed esercizi commerciali, che aveva istituito il suo quartier generale in un appartamento di uno stabile in Via dei Mille a Novi Ligure, è stata localizzata e sgominata dai carabinieri di Alessandria, Tortona e Novi Ligure. L'organizzazione della quale facevano parte anche 2 minori, un rumeno ed un italiano, sarebbe responsabile anche di reati commessi in altre regioni e province del nord Italia. L'ultimo colpo, una brutale rapina ai danni del bar tabaccheria I Platani, situata nei pressi di Valtascrivia, è stata fatale alla banda. I carabinieri, dopo ore di indagini, sono infatti arrivati a localizzare i banditi e dopo un'induzione fatta ieri sera hanno scoperto all'interno della casa novese tutti i componenti dell'organizzazione malavitosa, sequestrando anche armi, droga ed un'ingente quantità di refurtiva. Rapinatori ben organizzati che, oltre ad intercettare le trasmissioni via radio dei carabinieri, usavano 2 ricetrasmittenti per comunicare fra loro. Nell'abitazione i militari hanno trovato inoltre numerosi attrezzi da scasso, coltelli di genere proibito, capi di abbigliamento ed altri accessori utilizzati per il travisamento. In manette sono finiti Valerio Gonella, 38 anni, Cesar Lingurardi, 31 anni, Pula Chiaris, di 30 anni, e Gabriele Emico, di 44 anni, ritenuto quest'ultimo il capo ed il più violento della banda, che con molta probabilità nel corso della rapina di Rivalta Scrivi avrebbe aggredito e picchiato selvaggiamente il tabaccaio e la moglie. Nel carcere di Piazza Don Soria di Alessandria sono finiti anche Yuri Rezevala, di 33 anni, e William Stante, tutti senza fissa dimora. I militari infine hanno anche recuperato 2 autovetture usate dai rapinatori, fra le quali un SUV del Mercedes rubato ad un imprenditore di Capri a Tadorba. Prime nuove rivelazioni sul delitto di capanne di Marcarolo, la donna tedesca uccisa dal marito in un tragico patto di morte che avrebbe dovuto riguardare entrambi per porre fine alle sofferenze di un tumore che aveva colpito tutti e due, non aveva segni apparenti di ematomi e nessuna traccia che possa far pensare a una colluttazione, segno che il racconto del marito potrebbe corrispondere a verità. Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo di Heidi Katharina Lindmeier, la 53enne strangolata ieri mattina in un bosco a Capanne di Marcarolo dal marito Albert Günther Schleicher, di 2 anni più giovane di lei. Ad eseguirla il medico legale Matteo Luison. Dai primi rilievi fatti sul posto dagli inquirenti, la donna non presentava ematomi e neppure tracce di una colluttazione. Una vicenda la loro che ha commosso tutti. Entrambi malati terminali di un cancro che non lascia scampo, secondo il racconto dell'uomo, avrebbero deciso insieme di farla finita ed interrompere così le continue sofferenze. Dalle ultime informazioni sembra che i due siano partiti dalla Baviera a bordo della loro RAV Toyota già nei giorni scorsi e che si siano fermati a dormire in un hotel a Genova. Poi sarebbero entrambi andati dal medico per una visita specialistica, ad esito della quale ogni barlume di speranza di vita sembrava svanire nell'angoscia più totale. Da qui la decisione estrema di farla entrambi finita. Al mattino presto i due tedeschi si trovavano a Capanne di Marcarolo. Sono scesi dall'auto per percorrere pochi metri fino all'ingresso di un bosco, dove poi è stata trovata strangolata la Lindmeier. Il marito, che non è riuscito nell'intento di suicidarsi, si trova ancora ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per la frattura del bacino, procurata dalla caduta del ramo che aveva scelto per impiccarsi. È piantonato dai carabinieri e al momento è accusato di omicidio volontario aggravato dal grado di parentela. Appena si rimetterà, verrà trasferito in carcere ad Alessandria, così come ha dichiarato il PM Fabrizio Alessandria. Le indagini da parte dei carabinieri, di Novi e del Comando Provinciale di Alessandria sono ancora in corso. Dovranno stabilire se il racconto dell'uomo corrisponde al vero, se la moglie era effettivamente malata, se esiste un biglietto che possa testimoniare la loro decisione e come mai abbiano scelto quel luogo impervio per mettere in atto la fine di quella che al momento sembra una triste e sfortunata storia d'amore.
E intanto per amore si può davvero uccidere. La storia della coppia di tedeschi che abbiamo appena ascoltato ci riporta infatti all'uxoricidio di Valle San Bartolomeo, dove un fisioterapista di 70 anni accoltellò la moglie per porre fine anche in questo caso alle sue sofferenze. Di questo caso si è occupata Emma Camagna. La tragedia consumatasi l'altra mattina a Capanne di Marcarolo, in un bosco di castagne vicino al Sacrario della Benedicta, dove un cinquantenne tedesco ha ucciso la moglie, come lui malata terminale, riporta alla mente quella avvenuta a novembre 2012 a Valle San Bartolomeo. Qui il fisioterapista William Holmes, ultra sessantenne americano di origine, uccise a coltellate la moglie Patrice Ann, che in gioventù era stata una splendida modella, per non farla più soffrire. Da anni era gravemente malata e a dire dell'uxoricida, che sta scontando una condanna a 9 anni e 4 mesi inflittagli in abbreviato, da tempo insisteva perché ponesse fine alle sue sofferenze. Non potevo vederla in quelle condizioni e mi sono limitato a eseguire una sua precisa volontà. Ha sempre detto il fisioterapista che prima addormentò la donna amata, la coppia si era sempre voluto un gran bene, poi la coltellò. Fu lui stesso a costituirsi ai carabinieri. È di pochi giorni fa un altro uxoricidio, questa volta non per amore. A Valenza, al falegname in pensione, Carmelo Reitano, 73 anni, ha ucciso pure a coltellate la moglie Rita Giuseppa Lercaro, 67 anni. La coppia da qualche tempo litigava anche aspramente per motivi di denaro e l'ultima lite è finita nel sangue. Ora l'uomo è in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai rapporti di parentela con la vittima, la stessa accusa mossa al tedesco. E adesso lasciamo queste tristi storie e ci trasferiamo a Torino con Roberto Monteriso. Bentrovati a tutti i telespettatori, c'è la salute in primo piano con il tumore al seno visto dagli occhi delle donne che lo hanno vissuto e superato. Si è celebrato così il Bra Day, la giornata internazionale della ricostruzione mammaria, giunta al quarto appuntamento in Italia. Torino è città d'eccellenza con la Breast Unit della città della scienza e della salute. Sentiamo. Si è celebrato in tutta Italia il Bra Day 2016, la giornata della ricostruzione mammaria. Il tumore al seno oggi può essere curato e sconfitto anche grazie alla diagnosi precoce e chi ha vissuto questa esperienza dolorosa sa che si può ripartire. Anche dalla ricostruzione mammaria, considerata molto importante per la serenità della donna che ha vissuto un'esperienza traumatica come il cancro al seno. A Torino l'eccellenza in questo ambito è garantita dalla Breast Unit della Città della Scienza e della Salute di Torino, ossia l'unità di senologia dedita alla diagnosi e alla cura delle donne colpite da carcinoma mammario. Arriviamo a operare circa 1500 pazienti all'anno, di queste oltre 1000 per carcinoma invasivo della mammella. Attualmente abbiamo una lista d'attesa, visto che abbiamo rodato il meccanismo, per le pazienti che inseriamo in classe di priorità A, cioè intervento entro i 30 giorni, riusciamo a rispettare questi criteri regionali e entro 20-30 giorni operiamo la maggior parte delle pazienti. La chirurgia plastica della mammella si prefigge quello del ripristino della morfologia della mammella. Noi sappiamo che è importante oggi salute e benessere. Allora, come ha detto prima il dottor De Santis, è importante chiaramente la malattia, quindi la demolizione, ma credo che il ripristino morfologico è un sine qua non per dare salute, benessere. E proprio in occasione del Bra Day 2016 è stato consegnato anche il premio del concorso letterario nazionale Quelle Brave Ragazze, i migliori racconti che hanno narrato proprio le storie e le esperienze di vita legate al cancro, che andranno a comporre l'antologia Quelle Brave Ragazze, che sarà pubblicato proprio dalla casa editrice Leima. Sono passati 6 anni, una mastectomia, 8 chemio, l'addio ai capelli. La tristezza dei miei genitori, di mia sorella, l'amore di mio marito, gli amici, un melanoma, 5 interventi, interferone, febbre, brividi, male, paura,
Poi bellezza, gioia, grazia, coraggio, libertà di dire, pensare, agire, di vivere davvero. E la potente sensazione che ciò che è accaduto è stato assolutamente bello, la parte più bella della mia vita. Pensiero della notte, le bambole non si ammalano mai, ma non sono libere. Ed ora ci spostiamo sul tema degli edifici scolastici e della sicurezza, perché il Comune di Torino ha appena stanziato 4 milioni e 100 mila euro per intervenire su 59 edifici scolastici comunali. Ma l'attenzione è rivolta anche all'efficienza energetica. Sentiamo come. L'esecutivo di Palazzo Civico ha dato via libera ad un pacchetto di delibere per la realizzazione di lavori di riqualificazione in 59 edifici scolastici cittadini, destinando 4 milioni e 100 mila euro a interventi per edilizia scolastica. Oggetto di intervento saranno asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, in cui in particolare saranno effettuate opere relative alla messa in sicurezza dei solai, al ripristino delle facciate, alla sostituzione di serramenti, al rifacimento parziale di coperture e pavimentazioni, al recupero di cortili e aree gioco, a servizi igienici e spogliatoi di palestre e altri lavori finalizzati ad assicurare la migliore fruibilità degli spazi. Inoltre, in 4 scuole sono previsti interventi di bonifica ad amianto di alcune parti esterne, con rimozione e smaltimento di pannelli, e in altre 4 strutture lavori per l'adeguamento degli impianti antincendio e fognari. Il patrimonio scolastico della città di Torino comprende circa 320 edifici di proprietà, costruiti tra gli anni 60 e 80, che possono necessitare di interventi per fronteggiare gli effetti dell'invecchiamento e garantire la sicurezza. E per il momento è tutto, la linea può tornare ad Alessandria. Dove vi parleremo di AMAG, che cambia il logo, l'azienda municipalizzata acqua e gas diventa AMAG pubblica. Fra gli impegni mantenuti dal gruppo, la stabilità occupazionale ai dipendenti e la sicurezza degli impianti. Ma sono molte le novità, come sentiremo tra poco in questo servizio. Da AMAG S.P.A. ad AMAG pubblica. Si tratta di un piano strategico definito e approvato dagli azionisti che rappresenta non un traguardo, ma solo una piccola tappa. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il presidente Stefano De Capitani, che si è svolta nella sede AMAG di Alessandria, alla quale erano presenti il sindaco Rita Rossa e l'amministratore delegato dell'azienda Mauro Bressan. L'intenzione è quella di cogliere le sfide del mercato e di rafforzare il ruolo di partner industriale del territorio. Nel quadro di quanto è in programma e di quello che è stato fatto, la gestione della rete di distribuzione del gas, che da oggi si chiamerà AMAG Reti Gas, e quella della rete idrica, denominata AMAG Reti Idrica, ha detto il presidente AMAG, è soltanto la partenza. No, è la prosecuzione del percorso che abbiamo iniziato nel 2014, che oggi, diciamo, nel mese di ottobre vede un completamento, con la nascita di 2 nuove aziende dedicate rispettivamente alle reti idriche e alle reti gas. In questo modo si completa la costituzione del gruppo con la AMAG SPA, con funzioni di capogruppo e quindi di holding, ma anche di gestione di tutti i servizi accentrati per le società del gruppo e poi di specializzazione di ogni singola azienda sul proprio settore di servizio pubblico. La solidità del gruppo ha permesso di assicurare la stabilità occupazionale a tutti i dipendenti, a tutti e soprattutto la sicurezza degli impianti. Oggi siamo in grado di assicurare servizi pubblici in costante miglioramento, attrarre investimenti e soprattutto, ha sottolineato l'amministratore delegato di AMAG, Mauro Bressani. Certamente sì, innanzitutto abbiamo un rating che ce lo dimostra, che è un rating B. E quindi ci collochiamo con la Smart di Torino con un ottimo giudizio da parte del sistema finanziario. Dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista finanziario, l'azienda ha una solidità che prima non aveva grazie al lavoro del gruppo di persone che credono con passione nello sviluppo e nell'evoluzione di questa azienda. Stiamo facendo effettivamente, come diceva il dottor De Capitani, un'attività di tipo normale che in qualsiasi azienda privata o pubblica bisognerebbe fare, non stiamo facendo niente di straordinario. Un piano di grande valore e di impegno aziendale, ha detto il sindaco Rita Rossa, importante non solo per AMAG pubblica ma anche per la città. Andiamo ancora un momento a Torino.
Ed eccoci insieme per parlare di un'inaugurazione che avverrà domani, sabato 21 ottobre, all'interno del carcere torinese Lo Russo e Cotugno. Si tratta del ristorante Libera Mensa. Andiamo a scoprirla. Si tratta in Italia di una finalità unica nel suo genere, offrire un tangibile segno di qualità ambientale a chi nel carcere lavora attraverso la riqualificazione di un luogo, forse minore come la mensa, ma importante per il suo valore aggregativo. L'obiettivo di Libera Mensa, spiega la garante del Comune di Torino, Cristina Gallo, è di offrire un'esperienza di riabilitazione, integrazione e formazione ai 16 detenuti coinvolti, che prepareranno i piatti e serviranno i tavoli. A pranzo il ristorante si rivolgerà agli utenti interni, polizia penitenziaria, amministrativi, volontari, mentre sarà aperto al pubblico tutti i venerdì e sabato sera. Un'occasione per chi sta fuori, si dice ancora, di prendere consapevolezza di cosa può esserci dentro e allo stesso tempo per chi è dentro rappresenta una possibilità di lavoro retribuito e di confronto con la clientela. La cooperativa ha iniziato a lavorare qui all'interno dell'istituto nel 2008 con l'idea di portare opportunità lavorative e formative prima di tutto all'interno dell'istituto con i detenuti. È nato così il progetto Libera Mensa, che ha iniziato a fare attività di catering rivolta all'esterno in occasione di matrimoni, eventi di varia natura e genere e per organizzazioni che organizzano eventi. Nel 2010 abbiamo iniziato la gestione delle attività all'interno del bar e con l'idea di poter poi un domani aprire lo spazio che vedete qui oggi, cioè un ristorante rivolto all'esterno. Un importante progetto, quello dell'apertura del ristorante, serve a noi soprattutto per aprirci ulteriormente alla cittadinanza, il cui aiuto è indispensabile per rafforzare i percorsi e le opportunità trattamentali che forniamo ai nostri detenuti, che sono ben 1300. Sul settore food abbiamo già vari progetti all'interno degli istituto, perché abbiamo un catering, abbiamo una panetteria, abbiamo il bar e adesso anche il ristorante. I detenuti vengono sia cuochi che camerieri appositamente formati, quindi la loro formazione poi è certificata e spendibile all'esterno. Noi cerchiamo di dar loro strumenti spendibili all'esterno, ma ovviamente facendo sì che le attività e le esperienze lavorative partano in costanza di pena per poi proseguire dopo la scarcerazione. Ed ora lo sciopero del trasporto pubblico che creerà disagi domani, venerdì 21 ottobre, a causa delle 24 ore dello sciopero indetto dall'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato. Il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: per il servizio urbano, suburbano e metropolitana dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, per le autolinee extraurbane e servizio ferroviario da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull'operatività dei centri di servizi al cliente e sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela. Inoltre, nella stessa giornata di venerdì 21 ottobre, in seguito allo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, dalle 9 alle 17 il servizio ferroviario potrebbe non essere assicurato nei tratti Settimo Torino e Porta Susa Chieri. Molto bene, con questa notizia è davvero tutto, a voi la linea. Tra poco noi la linea la lasceremo alla pagina sportiva con le anticipazioni dell'Alessandria Calcio, che sta preparando la trasferta a Olbia per mantenere il suo primato. Come si sa, non ci sarà Fischnaller, che dovrà osservare due turni per infortunio. Subito dopo lo sport, le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguito e arrivederci.